Sì, riprendiamo un po' il discorso della presentazione, dei saluti. E vi vorrei mostrare quello che è, cosa ha fatto il Mobility Manager oggi per i dipendenti ISPRA. Questa è un'infografica che riassume le iniziative prese secondo una gerarchia che va dalla mobilità attiva fino alla mobilità col mezzo motorizzato. L'invito a compiere l'ultimo spostamento dell'ultimo chilometro e mezzo dalla metro fino alla sede di lavoro all'EUR dei dipendenti assieme, che vengono accompagnati da un tutor. E il tutor che accompagna le persone a piedi gli rende possibile comprendere che si può fare anche questa scelta di mobilità. Un altro tutor invece, che credo abbia trovato qualche problema con la pioggia, era alla fermata del Circo Massimo per accompagnare quelli che si muovono in bicicletta e decidono di fare la ciclabile della Colombo per andare fino alla sede dell'ISPRA. Un veicolo disponibile per il carpooling sempre dell'ultimo miglio dalla metro a Orfermi, e infine la condivisione dei posti in navetta con la società assicurativa Groupama, la cui sede è prossima al nostro edificio. E un paio di spunti di riflessione: dei numeri sono stati esposti, però diciamo le immagini per centrare l'argomento per noi mobility manager che lavoriamo e dobbiamo avere uno scopo nonostante le difficoltà gestionali e operative di ogni giorno, è questo: di ricordarci che purtroppo non solo siamo in una situazione critica nelle aree urbane a causa dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas serra, ma che in realtà i veicoli che stanno circolando sono ancora più inquinanti. È di recente pubblicazione uno studio indipendente fatto proprio sui veicoli di recente immatricolazione diesel, che dimostrano che in fase non di omologazione ma proprio di uso del veicolo, l'inquinamento da NOx è estremamente più alto. Quindi ci stanno vendendo comunque, e ci sono comunque tantissimi veicoli diesel inquinanti. Dobbiamo prendere questo, ne dobbiamo prendere atto ed essere consapevoli. Vedete la scala di, soprattutto l'immagine mi pareva interessante, la nuvoletta chiara è quella delle emissioni in fase di omologazione, quella scura è quella reale. E anche con gli Euro 6 mi pare che la nuvoletta scura sia piuttosto grande. Questo per dire che ci sono in Italia, e non siamo al massimo, 5.255.000 veicoli diesel che sono molto inquinanti. Però la buona notizia qual è? Che qualcuno ha cercato di individuare quali sono le scelte personali che possono incidere significativamente nella riduzione invece delle emissioni di gas serra, visto che i veicoli, nonostante venga ridotto il loro consumo, comunque producono emissioni atmosferiche. E se chi ha cercato di studiare e dire quali sono le azioni più con maggiore effetto per la riduzione dei gas serra, ha messo non al primo posto, al secondo posto. Il primo ve lo risparmio perché riguarda purtroppo i paesi sviluppati, riguarda il fatto di avere figli, e ha messo la mobilità attiva. Significa proprio non prendere l'automobile. Questo deve essere un po' chiaro, piuttosto chiaro al mobility manager, perché va oltre il mandato del decreto istitutivo che dice limitare l'uso individuale del mezzo. No, bisognerebbe cercare di dire non la prendere l'automobile. E questo per creare una sorta di consapevolezza, di coscienza, perché il mobility manager è un facilitatore che si occupa dei bisogni di mobilità delle persone. E
e proprio alle persone si rivolge deve avere un approccio adatto. Significa considerare i gruppi target, ma significa anche, come è stato dimostrato anche nell'ambito dello studio che viene presentato oggi, che il contatto diretto e la personalizzazione delle soluzioni di mobilità alternative consente l'efficacia, di arrivare all'efficacia delle misure di mobilità sostenibile. Non è una cosa che si cala dall'alto. E avendo a mente quella che è stata definita la gerarchia delle città sostenibili, ovvero si va dal muoversi a piedi, in bicicletta, con il trasporto collettivo, sia pubblico che privato, con la mobilità condivisa, come ultima opzione in un veicolo da soli. Il tema di quest'anno della Settimana Europea della Mobilità è la multimodalità. Per chi è dentro, forse un termine scontato. Quello che invece noi dobbiamo spiegare ai dipendenti delle nostre enti, delle nostre aziende, delle nostre università, cosa si intende per multimodalità e quali scelte possono essere fatte. E si intende l'uso e la combinazione di diversi mezzi di trasporto per i viaggi urbani, sia tanto per i passeggeri che per le merci. Significa anche rendere consapevole appunto i dipendenti oppure gli studenti che in un'occasione come quella di muoversi oggi nel centro di Roma per uno spostamento di una certa dimensione, condividere un taxi per fare un certo numero di chilometri può essere un'opzione alternativa ad aspettare un autobus che probabilmente non mi consente di arrivare in tempo al prossimo appuntamento. Questo è un po' l'approccio che viene proposto dalla Commissione europea, che nella Settimana europea della mobilità trasferisce i contenuti tecnici, le criticità e i problemi in azioni di tipo comunicativo. E nella multimodalità, come è stato analizzato, ripeto, sempre nello studio, centrale nelle aree urbane è considerare lo spostamento cosiddetto dell'ultimo miglio, proprio il percorso dell'ultimo chilometro e mezzo, che, di cui non viene tenuto conto molto spesso in una visione generale di programmazione del trasporto pubblico, così come della pianificazione delle città. Un ulteriore termine che viene introdotto sempre dalla Commissione europea è di considerare la mobilità nelle aree urbane come un unico servizio. Significa sì che io posso avere un'opzione di tanti mezzi, ma ho anche questo servizio e la possibilità di accedere con un unico gesto. Quindi non è che io mi sposto da un mezzo all'altro facendo un biglietto diverso o frazionandolo, ma inizio il mio percorso acquisendo un unico titolo. In questo caso faccio l'esempio di viaggio, che contempla tutte le possibilità che io ho di muovermi nella città. Diciamo una cosa anche importante che vi vorrei dire è che Mobility Manager propone a dei dipendenti, ovviamente, che sono dei cittadini di una città complessa, che ha avuto, come molte altre città, uno sviluppo urbano che ha teso ad allontanare le sfere individuali, personali delle proprie attività. Quindi sì, si può invitare e dire non prendere l'automobile. Purtroppo, se la residenza a causa dello sprawling urbano è esterna alla città, un determinato movimento è indispensabile. Quindi il mobility manager deve essere sempre consapevole di un contesto territoriale e di un contesto del sistema dei trasporti che non è stato costruito per favorire un tipo di mobilità sostenibile. A Roma ci siamo organizzati in un sistema di network, e che significa un po' come la multimodalità, essere insieme in tanti, in un rapporto collettivo, per proporre le nostre istanze e anche delle soluzioni che, vista la nostra esperienza, possono essere trasferite dal basso oppure in momenti di partecipazione proprio condivise con l'amministrazione comunale, con i mobility manager d'area, per riuscire a rendere comunque più efficiente il sistema.
Abbiamo cominciato da qualche anno una volta durante la settimana europea della mobilità organizziamo la giornata dei mobility manager e affrontiamo il tema della settimana europea. Ho messo questa mappa per darvi un'idea che i dati che sono stati analizzati nei questionari riguardano enti aziende, scuole e università che sono diffusi nel territorio di Roma. Quindi i problemi sono condivisi su tutto il territorio. Un questionario molto semplice, l'abbiamo cominciato l'anno scorso, chiedendo il tipo di azienda, le dimensioni, quindi il numero di dipendenti, utenti, studenti, la localizzazione e quelle che erano le risorse disponibili. Quest'anno abbiamo incluso alcune domande dovevano rilevare qual era la percezione del proprio ruolo all'interno dell'amministrazione anche rispetto all'esterno. Quali sono le criticità che vengono sentite nell'operare in questa città. Infine, quali sarebbero le prospettive che hanno i mobility manager per la loro azione. Per riportare qualche numero, ma non è a si sta parlando di 74 questionari a cui hanno risposto mobility manager che comunque rappresentano oltre 40.000 dipendenti. Che cosa fanno poi in effetti, se uno si domanda? Principalmente fino ad ora si sono occupati di sostenere l'utilizzo del trasporto pubblico. Ho detto fino ad ora perché maggiore la loro attività finché c'è stata la possibilità di fornire un contributo, un'agevolazione sull'abbonamento del trasporto pubblico. Caduta anche questa opzione, rimane in piedi l'attività dei mobility manager che hanno potuto applicare, per esempio, la rateizzazione in busta paga o che sono riusciti a chiedere alla propria amministrazione, in casi virtuosi, un sostegno alle spese per il trasporto pubblico dei dipendenti. La quota di aziende, enti che hanno attivato il trasporto aziendale sta intorno al 30% e purtroppo rispetto all'anno scorso è leggermente in calo e rimangono sempre limitate le iniziative a favore della mobilità attiva a piedi, in bicicletta e il carpool. Di cosa dispongono questi mobility manager? Principalmente hanno alcuni, non tutti, perché parliamo del 25%, collaboratori. Dispongono di software open source e hanno usufruito di finanziamenti occasionali. Ora, siccome si tratta di un'attività gestionale, ve lo ricordo, ci può essere qualche problema per essere efficaci nella propria azione. Allora, proprio la domanda è stata questa: quale difficoltà hai riscontrato nel riconoscimento della tua figura e nella tua attività all'interno dell'amministrazione e nelle relazioni esterne? Al primo posto, che cos'è? È la carenza di sensibilità da parte della propria amministrazione, quella stessa che ha nominato il mobility manager. E questo è quello che al primo punto viene risposto dai mobility manager di Roma. Al secondo, uno scarso senso, percezione, si può dire, ma forse è reale, il riconoscimento del proprio ruolo, della propria autorevolezza e della propria funzione. Molto spesso anche proprio la difficoltà di integrarsi con le altre strutture amministrative, poiché la mobilità e i trasporti sono trasversali all'interno di un'amministrazione. Chiaro che se si deve prendere a noleggio un veicolo elettrico, il mobility manager viene consultato, no? Però questo non è sancito dal decreto, non c'è un'organizzazione interna che lo definisce. Viene consultato quando chi opera, e questo spesso succede, non è in grado di gestire una tipologia di servizio di mobilità differente. Questo in concreto si realizza.
Vi dicevo, tra gli altri problemi è la scarsità di risorsa, soprattutto di budget, perché quando si deve sostenere anche la mobilità in bicicletta ci sono dei minime dotazioni di facility che impegnano una spesa e quindi non avendo budget non è possibile disporle. Allora, che cosa chiedono i mobility manager? Chiaramente al primo posto chiedono che ci sia una dotazione economica, oltre il 50% chiede questo, ma la chiede non occasionale, la chiede come fatto strutturale nell'amministrazione. Richiede anche una formazione riconosciuta e oltre che in seconda istanza una dotazione di risorse umane. E non secondario il fatto che il proprio parere sia richiesto nei momenti in cui si svolgono attività che riguardano indirettamente anche la mobilità casa-lavoro dei dipendenti. Quindi sono varie situazioni, vi dicevo ci sono i spostamenti lavoro-lavoro, ma c'è anche la questione del telelavoro, dello smart work. Un parere di competenza potrebbe essere chiesto al mobility manager e spesso non viene interpellato. Che cosa si aspettano? La domanda, come pensi che il ruolo del mobility manager possa essere migliorato con la normativa? Al primo posto vi è l'idea di una legge nazionale, che un qualcosa che sia rinnovato, che definisca il ruolo del mobility manager come esclusivo. Non è che puoi fare questo e puoi fare altre cose, fai solo il mobility manager. E quindi, oltre all'assegnazione di responsabilità, anche l'attribuzione di fondi e di risorse. E al secondo posto, sempre l'aspetto formativo e riconosciuto. Al terzo posto, quello che servirebbe, e che viene, insomma, che io da tempo cerco di portare avanti anche con Roma Servizi per la mobilità, è quello di avere delle linee guida operative per il proprio lavoro, in particolare per la redazione del piano spostamenti casa lavoro, che consentano sì di operare in modo confrontabile, uniforme, ovviamente definendo le proprie soluzioni organizzative, ma raccogliendo anche dei dati che quando vengono restituiti all'amministrazione, al mobility manager d'area, siano essi stessi confrontabili. Quindi come acquisire i dati sulla mobilità dei dipendenti, che è complessa in una città come Roma, dovrebbe avere una sorta di indirizzo, un modo di essere acquisita, non ognuno fa il lavoro per conto suo, ma una linea guida che consenta appunto di acquisire in tal modo i dati. Naturalmente la richiesta condivisa da quasi tutti i mobility manager che ne hanno usufruito e che volevano usufruirne è quella all'amministrazione di Roma, è di ripristinare le agevolazioni che erano sul trasporto pubblico, ma non solo per un fatto economico, è anche un fatto che queste agevolazioni hanno consentito di attivare un contatto con i dipendenti che prima non era intervenuto e una fidelizzazione. Siccome le misure di mobilità sostenibile, di mobility management, necessitano per essere efficaci anche del contatto con le persone, individuare i gruppi target è un punto di partenza, anche questo, di gestire le agevolazioni, conoscere le persone e in quel modo già poter fare delle interviste specifiche e mirate per offrire altre opportunità di spostamento e altre soluzioni. Questo è un grafico che vorrebbe riassumere quello che potrebbe essere un circuito virtuoso, no? Si parla tanto di economia circolare. Immaginiamo un circuito virtuoso circolare che dal livello nazionale arriva al cittadino. Allora, se il ruolo del mobility manager viene riconosciuto e se a livello nazionale dia un sostegno chiaramente anche all'area urbana per implementare le proprie infrastrutture e i servizi di mobilità, a questo punto, e se sempre a livello nazionale si spinge verso una sensibilizzazione, quindi responsabilizzazione delle singole amministrazioni sul ruolo del mobility manager, a questo punto
la sua azione ricaduta diventa più efficace rispetto al cittadino. Quindi le criticità che si dicevano, che quelle che sono le carenze di risorse e diciamo del riconoscimento delle proprie proposte, vengono a cadere alcune barriere e le ricadute positive del cittadino sono arrivano anche a renderlo più consapevole delle scelte di mobilità, poiché c'è un mediatore che è il mobility manager che, potendo agire, può proporre e far capire che ci sono soluzioni alternative e combinabili di mobilità. Sì. Nel quaderno, di cui alcune presentazioni adesso voi vedete nello specifico, abbiamo cominciato a condividere una serie di contributi per costruire quella che si può dire una cultura del mobility management in Italia. Sì, vengono presentate buone pratiche, progetti pilota quest'anno riferiti al tema della multimodalità. E perché vengono mostrati? Chiaramente per dire che le soluzioni esistono se si affrontano i problemi e si cercano e si affrontano questi problemi. In particolar modo con i mobility management di ente locale, ma anche col mobility management universitario, poiché essendo un grande bacino di modalità che va oltre i confini e si sposta sull'area vasta di mobilità delle persone, il mobility management universitario consente di testare soluzioni innovative e integrate, perché un altro concetto, oltre al concetto di multimodalità, è l'integrazione. Sapere integrare, implementare, rendere complementari le soluzioni consente di spostare più persone verso altre modalità di trasporto. Gli esempi li trovate, ripeto, nel quaderno. Vi sono sempre soluzioni associate, quindi non è solo la navetta, no? Per andare all'università, ma la navetta associata al sistema di carpool. Non è semplicemente il metro shuttle che viene attivato e quindi consente agli studenti di spostarsi verso le sedi universitarie, ma è la dotazione di un piano di spostamento personalizzato che gli dà immediatamente le informazioni e soprattutto fa capire i tempi, le riduzioni, l'efficienza del sistema che agisce per lo spostamento verso questa scelta. Infine, un altro interessante intervento è quello che pone l'idea dell'integrazione dell'abbonamento al trasporto pubblico all'interno delle tasse universitarie. In questo modo si è dovuto mettere d'accordo l'amministrazione locale, l'amministrazione dell'università e il gestore dei servizi di trasporto pubblico. In termini di approccio, questa è una cosa che può essere a determinate condizioni proponibile in altre situazioni. Tornando alla valutazione dei progetti, ricordo ai mobility manager da cosa si parte, no? Quante persone si convincono e quanti chilometri si riducono in automobile. Questo è, tanto per ripetere un pochino le fila. E per concludendo, vi ho parlato del ruolo del mobility manager. Vi ho detto che c'è via una pluralità di soggetti coinvolti che devono collaborare, che vi è una molteplicità di mezzi e di modalità che possono essere scelti, che bisogna integrarli, ma integrarli non noi da soli come mobility manager, ma devono essere integrati nella pianificazione della città, nella pianificazione dei sistemi di trasporto e anche l'integrazione vale anche nella valutazione dei progetti di mobilità sostenibile. Non si può valutare un solo aspetto per capire l'efficacia di un progetto. Io vorrei finire con una frase che secondo me è stata molto chiara, relativa a un progetto pilota che sta partendo a Roma di mobilità elettrica leggera, che si chiama Elviten.
E l'assessore Drago ha scritto una cosa illuminante, secondo me, per noi mobility manager, perché tutto il sistema urbano è costruito intorno all'automobile, tutto funziona per l'automobile. Se devi mettere su un sistema di mobilità elettrica leggera e farlo funzionale, no? E ve lo leggo semplicemente, un progetto pilota di mobilità sostenibile necessita di costruire un intero contesto e sistema per il suo funzionamento nella città. Gli schemi di utilizzo del progetto corrispondono a specifici tipi di utente, con specifici bisogni e requisiti essenziali di servizio per l'azione dimostrativa che precede l'avviamento del servizio che continuerà nel tempo. In questa frase sono condensati i punti chiave. Bisogna costruire un intero contesto per far funzionare un progetto di mobilità sostenibile. E qui concludo. Allora, grazie alla dottoressa Martellato.